Buongiorno, bentrovati, buon lunedì 16 gennaio, siamo nella settimana dopo la seconda domenica, dopo l'Epifania. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù con i Suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano, dalle parti di Tiro e di Sidone, una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Parola del Signore. Il Vangelo di oggi ci mostra la potenza taumaturgica di Gesù. Gesù compie grandi miracoli. La folla lo segue perché vede questi miracoli che avvengono e perché la gente ha bisogno, la gente è ferita, la gente è malata, e così corre a Gesù. La gente vuole toccare Gesù, addirittura deve stare su una barca per avere la folla un po' distante, per non essere schiacciato dalla folla. È un grande entusiasmo che circonda Gesù. Ha guarito molti e Gesù impone anche ai demoni il silenzio sulla sua identità. Tu sei figlio di Dio? No, non vuole che si dica. Perché? Perché la gente non è ancora pronta a comprendere che cosa significhi che Gesù è il figlio di Dio, in che modo Egli è venuto a portarci la salvezza. Occorre infatti che il figlio di Dio si riveli, che compia il suo ministero, che giunga fino alla croce. Allora lì, davanti alla croce, si può confessare e bisogna confessare con amore: tu sei il figlio di Dio. Perché è con la pienezza della sua liberazione che è comprensibile la libertà che gli viene a donarci. Ecco, allora chiediamo la grazia di seguire con amore Gesù, come hanno fatto i primi discepoli, di seguirlo con coraggio. E chiediamo la forza della fede per non scoraggiarci mai, per comprendere che Dio è con noi. E come dice l'Apostolo: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Buona giornata. Continuiamo a pregare per la pace e per le vocazioni. Affidiamoci a Gesù e anche alla sua dolce madre, Maria. Sia lodato Gesù Cristo.